Grazie. Grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. Siamo in Piazza del Popolo per celebrare l'onestà come rimedio contro la corruzione che distrugge il futuro dei giovani. La corruzione è una tassa occulta e immorale di 70 miliardi di euro che grava ogni anno su lavoratori, pensionati, disoccupati, giovani, casalinghe, docenti, studenti, forze dell'ordine, disabili e donne. È la causa principale della crisi in cui viviamo da anni senza vedere la luce in fondo al tunnel. Milioni di non abbienti sono costretti a subire tutto il peso della corruzione, mentre un ristretto gruppo si arricchisce sulle sventure degli italiani. È ora di dire basta a questo scempio. Non possiamo stare a guardare, dobbiamo scendere in campo accanto ai ragazzi del Movimento 5 Stelle per sconfiggere la principale causa delle ingiustizie e della povertà di milioni di persone, il patto scellerato tra politica, mafia e corruzione emerso nell'inchiesta dei magistrati romani coraggiosi a cui va la nostra gratitudine. La società del Comune di Roma hanno concesso appalti alla camorra in cambio di tangenti e hanno favorito la distruzione del territorio e creato migliaia di posti per parenti, amici, amanti e clienti, impedendo i concorsi pubblici e l'accesso allo Stato di giovani meritevoli. Le cooperative mafiose hanno vinto tutte le gare di Roma per i rifiuti dal 2000 ad oggi, grazie a società comunali in cui la corruzione, dice il Tribunale di Roma, ha raggiunto il massimo livello. E non c'è differenza tra le amministrazioni che si sono succedute a Roma negli ultimi anni. Tutte hanno partecipato alla rapina del denaro pubblico. Anziché arginare la corruzione, hanno consentito a mafiosi e corrotti di prosperare alle spalle dei lavoratori, ottenendo dal governo centinaia di milioni di euro destinati non ai servizi sociali, ma a un fiume di tangenti sulla pelle dei senza casa, dei senza lavoro e di imprenditori onesti. E quando un incorruttibile assessore al bilancio propose al sindaco tagli alle spese non giustificate, fu cacciata via senza misericordia con l'accusa di irragionevolezza delle sue scelte. Vergogna, sindaco di Roma, vergogna! Occorre tenere alto l'allarme sociale contro i nemici dell'onestà e all'azione degli inquirenti occorre associare il controllo da parte dei lavoratori e degli organi di stampa e vincere il silenzio complice che sta calando sull'inchiesta su Roma Capitale. Roma sta diventando la nuova terra dei fuochi. Ricordo ai romani il camorrista Vassallo che confessò: per 20 anni ho contaminato il suolo, il cibo, le acque, l'aria della Campania, complici sindaci, politici, boss e contadini, ciascuno interessato ad arricchirsi sulla pelle dei cittadini, uomini di governo e assessori dell'ambiente stipendiati dalla camorra per coprire il traffico di rifiuti tossici provenienti dal nord. E migliaia di morti si sono verificati, un aumento spaventoso dei tumori, specie giovani e bambini, miseria e disperazione. Ebbene, quelle stesse aziende che hanno distrutto la Campania sono entrate a Roma Capitale e vogliono distruggere la nostra esistenza. Occorre fermare subito la nuova terra dei fuochi, mobilitando la coscienza civile dei romani
e riconoscere che la sola forza politica che con determinazione contrasta la corruzione è il Movimento 5 Stelle, da cui viene la spinta costante a promuovere i valori di legalità e onestà. Ma l'imperativo morale non basta. Occorrono una nuova amministrazione che governi nell'interesse del popolo. Occorrono nuove leggi. Il codice penale fascista contrasta con i valori della Costituzione. Abbiamo un codice penale che risale al 1930 e non l'abbiamo mai cambiato. È un codice forte con i deboli e debole con i forti. Punisce persone che esercitano in un stato di necessità i diritti inviolabili al lavoro, alla casa, alla scuola, all'ambiente, e garantisce l'impunità ai corrotti con norme inadeguate. Occorre invece punire duramente la corruzione e depenalizzare i reati di scarso allarme sociale. In un momento storico in cui sono impuniti pericolosi bancarottieri, truffatori, evasori fiscali e responsabili della rapina di miliardi in danno di migliaia di piccoli risparmiatori. E concludo. Ci attende un difficile cammino che insieme dobbiamo compiere, che dal disastro di una società dominata dalle diseguaglianze e dalla corruzione ci porti verso una società più giusta e dignitosa per i giovani, le donne e i lavoratori. Una società in cui Roma, da mafia capitale, diventi capitale dell'onestà, il pilastro del cambiamento. Perché l'onestà è più potente della corruzione. E lasciatemi ringraziare Beppe Grillo. Grazie Beppe Grillo per aver fondato il Movimento 5 Stelle. Lasciatemi ringraziare i meravigliosi ragazzi del Movimento 5 Stelle che mi hanno onorato del loro consenso. Li abbraccio e dico loro che quello che mi hanno dato mi basta, non voglio altro. Grazie, vi abbraccio tutti, grazie.